Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civi in questo nuovo video di Terminator. Bene, andiamo pure avanti, andiamo a vedere cosa come prosegue la quest. Ma prima devo assolutamente, non capisco come hai fatto arrivare qua. Pensavo che andassimo alla base, sinceramente. Però evidentemente no, meglio così, insomma, sì. Allora, comincio a avere un bel po' di roba. Incomincio a avere un bel po' di roba. Questo effettivamente dovrei venderlo. Allora, cosa prendo? Non prenderei quasi niente. Quanto ho? 4.000. Perché effettivamente certe cose mi servono. E quindi vediamo queste, queste e queste. Queste qua ne ho poche. Non ricordo neanche bene a cosa servono. Per costruire, così a caso. Va bene, facciamo così. In fondo i soldi ce li avevo. Ok, andata. Ciao piccola, dicimi, vai. Jacob, how is Pasadena? You know what? Ah beh. Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow. È dura. Aren't Proviamo you curious questo. about what happened in Pasadena? No, I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been Eh beh, outside of insomma, un po' sì. Pasadena until now. Can you believe that? Questo è più delicato, diciamo. That's not surprising. After all, that's where your home is. Where it used to be. Right now I'm going to try someplace new to call home. I did Ok. my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it. Its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. Ah. Sono tutte domande I thought interessanti, vediamo Patrick was your così. brother. In our house, we were all brothers and sisters. But me and Patrick, we've always had this special bond. Felt what the other one was feeling. We'd even get sick together. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. Sono domande delicate. How was she? I loved her. For the time she was with us, I liked to pretend she was my mother, too. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. Già. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, Già. don't we? Meno male, apprezzato. Ha deciso cosa farai? Vai. I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because Right? I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Quindi Aaron, te ne vai via da but me, da lui, insomma, I dal think punto it's di for the vista. best. Dio, mai si è preso quella decisione. Penso che non possiamo farci molto. Va bene, almeno abbiamo capito un po' di più del contesto. Dunque, cosa fare? Niente di che, perché qui non mi interessa niente. Andiamo pure nella quest che è qua. Dobbiamo riposare, va bene, mi va bene. Spero di tornare al campus della base da poter potenziare quell'arma lì che mi interessa Wake parecchio. up. Straniero? We need to move. Lui? What's going on? Everyone, wake up. Che ci We fa need lì? to get out of here.
Who the fuck are you? Così. It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asks a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Would you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found us. Cazzo, come ha fatto a trovarci? What do you mean they found us? They were looking for us? Not for you. For him. Ah, quindi devi andare via solo lui. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. Perfetto. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. Chi sarà questo infiltrato? Oh, cazzo. All right, everyone, get out! Jacob! Give me that. It's the same one. It's the same model. È uguale allo straniero? Leave. Now! How the hell's he still alive? Go, go, go! Watch out! Cazzo. Don't just stand there! Run! Ah, lanciato, ha fatto esplodere tutto con lui lì. Non so cosa succederà mai. Siamo riusciti a scappare grazie all'estraneo. Si è sacrificato, vedete, infatti era probabile che fosse successo questo. Si è sacrificato e ha distrutto quell'infiltrato una volta per tutte. Su questo non lo sappiamo perché non abbiamo visto i resti, ma essendo Patrick rimasto ferito nell'esplosione, gli altri non hanno avuto scelta, si sono dovuti unire a me nel rifugio della resistenza. Non sappiamo se effettivamente si sia sacrificato, nel senso che sono morti tutti e due o no, perché andando via non lo puoi sapere. Speriamo che il Terminator sia morto. Sì. Baron listened to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in on her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Okay. Just enough to start preparing the counterattack. Certo che se sono uguali agli umani è difficile individuarli. 2 settimane dopo, risorse per 50, va bene. Ok. Va bene, mi sta bene che ho avuto un punto abilità a livello 15. Sono quasi livello 16 a sto punto, perché un altro punto fra poco me lo danno. Va bene, fatemi vedere la mappa, scusate. Non posso il picciolino ingrandirla. Comunque, dovrei passare da tutti. Solo da qui, va bene, non c'è problema. Vediamo cosa possiamo fare. Io do un'occhiata, perché potrebbe esserci anche qualcosa. Ok. Chiusa. In effetti nella minimappa si vede che non si può andare. Ho paura che posso fare poco e andare direttamente dove dice lui. E vabbè, pazienza. Tu mi dici qualcosa? Sergeant, at ease. Scusate, ho letto sopra o non ho letto sotto. Vabbè, tu sei Jennifer. Non dici niente, è solo freddo. Qui non c'è niente. Ah, di ragazzi, niente. Ah! Oh, look at you, Sergeant. When you helped us in Pasadena the other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? Sergente, beh, è stato promosso. Ti stavi preparando per un'altra battuta di caccia? Come sta, Patrick? Siamo sul vago. A little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. Bene, fa piacere. She's done a great job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't seem that she needs anything. Non lo so se questa è una frase che può gradire o meno, però se proviamoci. For another scavenging run? No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. I need to report to Baron. Ok, andiamo pure. E vediamo un po'.
Qui mi dici qualcosa te? No, mi dici un cazzo. Qui non si può andare. Sembra diverso dall'ultima volta che sono venuto, però forse mi sbaglio. Io non me lo ricordo così, forse mi sbaglierò. Non possiamo prendere niente. Ovviamente non possiamo fare un cazzo. Beh, dai, è andata bene. Apri. Rivers, DN 46890. Ok. The commander is expecting you in the control room, sergeant. Sergente, ok. Sono sergente, mi va bene che mi abbiano promosso, sono contento. È proprio come il film, ci sono i cani alla porta. Non so se avete visto il film Terminator, era quando Reeds, mi sembra che si chiamasse, ricordava di entrare nella resistenza. C'era il cane alla porta, lui che diceva il numero di matricola e che lo faceva entrare. Era proprio così, come nel film. Quindi andiamo a vedere un po'. Maraschino cherries again. Where do they keep finding this shit? Sì, vediamo un po'. Io volevo andare da il tipo topo. Vediamo cosa ci dice lei, la comandante. Hey. La comandante, no? I'm just catching up with Mark. I'll get back to work in a couple of minutes. You won't tell, right? but no, seriously, you won't tell. Ma right? Che cazzo? Ok, parliamo con Mark, ma non mi ricordo più chi è lei, scusate. I'm going out. Di memoria. I haven't made my daily quota yet. I still have three more rats to catch. If you see one, let me know, ok? Sì, vabbè, non facciamo finta di niente. Allora, io devo andare. Qui cosa c'è? Capo Rajin. Ok, quindi andiamo un attimo qua. Tu guardi, non mi dici un cazzo. Oh, finalmente ti vedo. Do you need anything? Sì, mi serve qualcosa. Acquista. Can I see your hardware? Ok. Stavo pensando come fare a fare le cose, come si chiamano, i potenziamenti, non mi ricordo mica più come si fa. Pensavo di andare da lui, sinceramente. A quanto pare no. E questo mi dà un attimo da pensare. Allora, vediamo un pochino cosa posso comprare. Mi sta venendo un dubbio, ragazzi, scusatemi, lo so che sono un po' rincoglionatico, ma migliora, potevo farlo in qualsiasi momento, non lo sapevo, sono un coglione, va bene, pazienza, ma lo sappiamo. E tanti saluti. Allora, andiamo sopra. Danno 3. Questo, sapete che è un bel cazzo di casino. Posso provare, vediamo. Non lo so, sinceramente. No, evidentemente no. Così neanche, no. Aspetta, ho fatto una cacata. Vediamo un po'. Come cavolo era? Adesso me lo ricordo. Scusa, adesso me lo ricordo. Dovete avere tanta pazienza. Ecco, esatto, così. Quindi, 1 da 3 a destra. 3 a destra e 3 a sinistra. Non lo troverò mai. 3 a destra e 3 a sinistra. Vediamo un po'. No, oddio, così non va bene, vero o no? È un bel cazzo di casino, perché mi serve un 3 che vada a sinistra e un 3 che vada a destra, ma non ne vedo. O lo vedo? Perfetto, abbiamo aumentato il danno di tanto, quindi passiamo a più di 100. Sarebbe l'ideale, sapete, attiva. Ok, adesso abbiamo l'arma che ci fa tanto in più. Oh, che bella cosa che ho visto. 345, ok, adesso mi va a piacere. Te mi compri un po' di roba perché è utile. Sì, voglio acquistare. Cazzo, sono quello prima. Purtroppo non avevo capito, scusate. Allora, queste le ho prese. Quanto mi costano? 70! 70 mi dà tanto e tanto. Allora, vediamo un po'. Queste le compriamo. Compriamo e basta, non mi interessa nient'altro. Munizioni per adesso non mi servono. Questo qui cosa sono? Bomba lattina. Costa molto più dell'altra. Dispositivo altamente esplosivo
E lanciare largo raggio, interessante, per carità, però cavoli, veramente interessante. Questo è già migliorato addirittura. Bello. Ok, vado via. Oh, aspettate un attimo. Porca troia. Vaffanculo, diceva nulla, nel senso che non mi fai cosare, prendere tutto da capo. Vaffanculo. Questa volevo vedere. Questa sembra un fucile da cecchino. Fucile di precisione, carico a impulsi di plasma. Come danno 5,50? Sto dando i numeri? Costa 4.000. Ragazzi, 5,50 è tantissimo. È veramente tantissimo, 5,50. Non li posso vedere tutti, porca miseria. 5,50 è veramente tantissimo. Com'è possibile? Plasmacelle rosse. Cerco di capire, scusate. Le stesse, ok. Cazzo, ma è tantissimo una roba del genere. È veramente un bordello. Dovrei provarlo questo. Me l'ha fatto prendere? Sì, e me l'ha messo qui. È da provare, perché se è di precisione e fa così tanto, cioè questo, vedete, mi fa 100. Questo fa 550. Devo provare. Se non provo, non so. Vabbè, proviamo a vedere cosa riesco a comprare adesso, così non so se riuscirò a comprare molte cose. Perché... ah, sono fuori? Settecento? Allora, aspettate, fatti vedere se riesco a vedere qualcosa. Questo qui che non mi serve a niente. 800, ok. Va bene, me lo faccio bastare. Andiamo così. Grazie. Wow, però questo fucile è veramente bellissimo. Voglio provarlo il prima possibile. Allora, questo chi è? È il tipo, vediamo. Hey Ryan, ciao Ryan. Come va? Exactly as you would imagine. Baron's keeping me busy. They weren't kidding when they said she's a hard ass. Interessante. Cos'hai sentito? Là? A lot of rumors going around of how she's sending insubordinate workers to the front line. And by insubordinate, I mean people who ain't willing to work 18 cazzo, hours 18 ore a sono day, tante, every day. No, mi sono 6 ore. Così dire che se lavori 18 ore devi comunque mangiare, devi comunque dormire, devi comunque, insomma, non è tanto spazio, Vediamo un po'. What happened after you started your camp? Honestly, not that much. At least not in the beginning. When we gave up on the idea of getting in touch with anyone, we just tried to adapt. Temperatures fell, we had to scavenge for food. All of a sudden that became our life. Lo so, a una certa età ormai è anche difficile. When did you first hear about Skynet? Oh, that came years later. We did hear some rumors about robot warriors, but you must understand how crazy it sounded back then. And that wasn't even the most insane story out there. My favorite one was about the radioactive squirrels. Ah, sicuramente ci sono. I know how stupid it sounds, but we managed to have fun in our little commune. I still had my guitar with me. We talked a lot about how we're going to be famous, because we're the only living band in the world. Sprung una band. I did. One of the few things I was better at than Tucker. He didn't have much talent, but he loved the idea of sex, drugs, and rock and roll. Especially the first two. Immagino. We were just stupid kids, not realizing what was going on. We paid the price for it the first time we saw a tin can. I was tuning my guitar when I heard a strange noise. I found out later that it was a T-400. Must have heard me play. It didn't even have the decency to look scary. Maybe if it did, we wouldn't have just stood there when it started firing. What did you do? I froze. I didn't run to help. I didn't scream. I didn't even move. I just stood there, like a coward. A tin can got Tucker with a single bullet. Bam, just like that. 7 other people died before we finally destroyed that thing. Ironically enough, I was the one who delivered the final blow.
Safe to say, it was the beginning of a new era. Poi vennero i modelli più avanzati, tanti saluti. È una triste storia, purtroppo, ma ci possiamo fare molto. Allora, vediamo un po' se la strada è, strada è giusta fino a un certo punto, perché tanto qui non mi farai venire. E infatti, ok, andiamo pure, tanto no, abbiamo poche strade da fare. Qui effettivamente non dovrebbe esserci niente. Ok, andiamo pure. Scusate, ho perso un po' di tempo, però comunque fa parte del gioco. Io gioco così. Are you all right? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. Uffa, ok, dai, faccio queste chiacchiere qui, vi do un sunto, se no faccio un video solo di chiacchiere e ci vediamo fra poco. Ok, abbiamo chiesto come stavano un po' tutti quanti, mi ha detto che stavano bene, compreso il ragazzino. Gli ho chiesto se aveva bisogno di qualcosa, mi ha detto che se avesse avuto bisogno mi avrebbe sicuramente contattato e quindi detto a sua volta cosa avrebbe avuto bisogno, di cosa avrebbe avuto bisogno. Quindi niente di che per il momento. Almost gave me a heart attack. Vediamo un po'. No, cioè, io andrei subito dalla comandanta e vediamo che succede. Comandanta? Oh, salve, cappe d'oro. Oddio. You wanted to see me. You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Il dottore, scienziato. Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing. Okay. But Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Sta parlando di Connor. Allora, c'è un problema con la radio. Mi sembra di ricordarmi in un Terminator in particolare che era proprio così. Mi sembra il quarto. C'è un problema con la radio. Is there a problem with the radio? The annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. Okay. So for now we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. Central core? Skynet's main reactor, the source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. In teoria sì. Connor's preparing the attack as we speak. So you understand we can't have any critical complications at this stage. Vediamo un attimo. Don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, then given a gun. We don't really have a say in what we do, do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Hm? Why do you fight, Sergeant? Perché non abbiamo scelta. Perché è la cosa giusta da fare. Beh, così sembra che sei obbligato. E così invece sembra che lo vuoi fare per fare la cosa giusta. It's the right thing to do. There's nothing noble in what we do. Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. Sì. Evidentemente sì. Proviamo la seconda, vediamo cosa dice. That doesn't mean we should give up and stop fighting. No. No, it doesn't. I'm just warning you. Don't hold your breath waiting for all of this to be over. There'll always be another war. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. Ah beh. Va bene, sì. What's the difference? I don't treat them as equals. And although I know they're just machines, I want them to fear me. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. So congratulations, Rivers.
takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. Ok, grazie. Ha apprezzato e sono contento. Possiamo andare verso la missione. Non si apre niente. Non si può fare un cazzo qui dentro. Dove esattamente? Di là. Cosa c'è qui? Mi sembra di aver visto qualcosa. Non è vero. Allora, guardiamo la mappa perché sennò io riesco a perdermi anche in casa mia. Quindi devo andare dritto. Ah, proprio alla fine. Quindi dritto di qua. Poi di qua. Qui cos'è che c'era? Il banco da lavoro che adesso per adesso non mi interessa. Quindi andiamo di qua. Poi andiamo di qua. E dovremmo esserci quasi. Possiamo uscire finalmente. Via. Perfetto. Usciamo dal rifugio. Ottico. Ottico. Ma certo che voglio lasciare l'area. Che discorsi mi fai? Volevo provare un attimo sto fucile. Poi ci salutiamo. Con l'altro ho fatto un video un po' lungo. Ma avevo bisogno di sapere un po' la storia. Ma dove cazzo sono? Ah. Allora, aspetta un attimo, che io mi sono un attimo... Allora, la posso anche migliorare? Adesso vediamo prima come spara. Ok, salviamo un secondico, va. Che non si sa mai. Questo dopo, dopo ci guardiamo. Qui non... c'è missioni secondarie, vediamo. What's happening, private? A couple of aerials flew in and dropped containers full of metals. They started shooting while our defense systems did nothing. What about the doctor? Where's Alvin? He's still out there. All right. Fantastic. There's one more thing. Before I got hit and dragged here, I saw something. I'm not sure, but I think it was one of our own soldiers that led Skynet's attack. Sarà un infiltrato o qualcosa del genere. Va bene, usciamo pure. Tu chi cazzo sei? Sergeant, we're outnumbered and they keep bringing more wounded. We don't stand a chance. We have to evacuate. Is Alvin still there? He is, sir. Then we're not leaving. We have to bring him back and see what the hell is going on with those defenses and brief Commander Baron on what's happening here. I'm moving out. You stay here with the wounded. You want me to break the radio silence? At this point, it doesn't matter, does it? Understood. Ok. Go ahead, almeno, almeno capiamo, se no, se non sappiamo bene la storia, siamo lì sullo sparare. Almeno la storia dobbiamo capire un pelo, mamma mia, ma tutto posto che siamo. Allora, vediamo you un po'. You two follow me. We have to reach those defense systems. Yes, sir. Sì, ok, datti una calmata, però. Devo provare sto cazzo di fucile. Spiders up ahead. Ok. Got it. Okay. Lead the way. Aspetta una... Ma vaffanculo. Volevo provare io. Andiamo. Corro. Arrivo. This mamma way. Mia. L'avete salvata, sono stato felice. What's the status? We've got a defensive perimeter set up just down cazzo, the road. Cazzo, ma è tutta una doesn't corsa seem qui. To be working. Okay, arriva. Rilassata. All right, we need to reach our guys. Let's clear the way. Ok, ok. Andiamo questo com'è? Non lo so, non ci ho capito un cazzo. Allora, un attimo, eh. Ci mette una vita a sparare. Sono sicuro che faccia parecchio, eh. Questo li devo mettere in ratio, dai, c'è poco da dire o da fare. Però se io riuscissi a prenderlo magari... Devo capire, non è facile. Buono! Buono! Colpi la testa, fantastici. Mi piace. Bello. Quindi basta colpire nel punto specifico. Cioè nel punto debole, in teoria. E io qui non so dov'è perché è un mirino di merda. Sì... Più o meno sapevo che era qua e quindi l'ho colpito qua. Bello! Mi piace quest'arma, ragazzi. Fa veramente tanto danno. Peccato per il menino che è una keep merda. Moving. Però, non male. Veramente bello. Cosa dite voi? Una figata senza fine. Arrivo, mamma mia, che palle. Questi qua che corrono sempre. Io voglio fare le cose con calma perché se no non ci capisco un cazzo. E quindi sì. Ok. Ho preso un po' di roba. Andiamo pure. Vediamo la minimappa perché è importante. Ci salutiamo adesso che ho visto questa bella arma. Come funziona. Sono indeciso se mettere il ratio o... O... Guardate. Okay, guardate che sfiga, che sfiga. Allora aspettate un attimo. Tac. L'ho preso malissimo. Vediamo. Oh, lo prendo malo. No, l'ho preso bene questo. Di 800. Questo sarebbe bello prenderlo fino a testa. Ma non gli ho fatto un cazzo. Questa è dura, ragazzi.
questa è dura. È dura. Editor, ciao. È un piacere. Ok, che questo è andato. Cazzo, questo? Ma che cazzo ci fa questo qui? Salve! Ariel, take cover! Lo devo prenderlo proprio bene, perché sennò mi faccio un cazzo, Brutto animalo! A questo punto non ci provo neanche a prenderlo. E curiamoci che è meglio. Ok, curato. Vede per caricare, carichiamo. E un po' di in culo. Cazzo, li facciamo pochissimo, Now! Shoot before it reboots! Ok, i punti deboli sono questi? No, non sono questi. Dove cazzo sono i punti deboli? Devo... purtroppo non sarebbe comodo saperlo, ma non ne ho proprio idea. Andiamo qua un attimo. E via, subito via. Ok. Vediamo un po'. Lo so, no, un po' la situazione di merda. Cazzo! Ma come ha fatto a prendermi quel cazzo di missile? È stato fantastico, cioè, è stato bravissimo, perché io ero nascosto. O sono missili traccianti, o non lo so. Va bene, dai, facciamo che ci fermiamo qua, perché questo video è tutto, abbiamo già fatto troppo. Quest'arma è fantastica, sono contento. Quindi vi invito, come al solito, a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso, vi do saluto da Shiva. Ciao ciao!